Bentornati, quarta puntata di Soul Beat. Oggi Soul Beat, come dire, cambia un po' scena, o cambia un po' abiti, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di jazz. Oggi invece parliamo, come dire, in maniera pura e vera di jazz. L'abbiamo fatto ospitando, lo faremo ospitando in radio due amici, due artisti. Ci saranno con noi Michele Giuliani. Ciao Francesco. Ciao. Buonasera. E Rossella. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Ok. E iniziamo a parlare del vostro progetto. Prima con Rossella, lei mi ha corretto più volte sulla pronuncia, facendo benissimo. Cerco di ripetere. Sciosciolosa. Allora, come nasce Sciosciolosa? Allora, l'estate scorsa abbiamo finito finalmente, appunto, come diceva Rossella, sì, dopo 4 anni più o meno di gestazione, dove sì, questo gruppo è nato come un quartetto, poi si è allargato, si è ridimensionato, si è riaperto, insomma. Abbiamo finito le session di registrazione l'estate scorsa. E verrà pubblicato dall'etichetta Digressioni Music. Okay. Sciosciolosa è una parola sudafricana, come diceva Rossella, sì, certo, che significa dai spazio al prossimo. Sì. Ed è un canto molto forte in Sudafrica, che richiama a quei minatori, quegli operai che partivano dallo Zimbabwe, all'epoca era la Rhodesia, insomma, un protettorato, una colonia inglese, e viaggiavano verso il Sudafrica nelle miniere di Transvaal. È un canto molto famoso adesso perché è diventato anche una sorta di metafora per questa lotta per la libertà, okay, di cui poi Nelson Mandela era in qualche modo un po' come era il blues per i prigionieri o gli schiavi per la prima America, insomma. Sì, sì. Tra l'altro, scusami Francesco, anche il suono, no, della parola sciosciolosa, no, che fa sci, richiama ovviamente quello che è il treno al vapore, no? E quindi Mandela successivamente pensava a questo canto sciosciolosa, come lo metteva in analogia, no, la velocità di questo treno a vapore contro l'apartheid. Okay. Quindi ovviamente una velocità lenta, se vogliamo definirla, ma efficace, invincibile, come inesorabile e invincibile. Bene, noi direi che la cosa migliore che possiamo fare in questo momento, oltre ad aver spiegato benissimo tutto quello che è il senso di quello che stiamo facendo, stiamo per far ascoltare, è quello di ascoltare l'album. Lo vuoi presentare tu, lo volete presentare voi, il primo pezzo che abbiamo scelto insieme, anzi l'ho scelto io, l'hai scelto tu, ed è il pezzo che dà nome sia al collettivo e sia al disco, quindi è proprio Sciosciolosa. Va bene, ok, allora Sciosciolosa presenta è un brano che appunto si intitola Sciosciolosa. Sciosciolosa. Primo pezzo che abbiamo ascoltato mi ha fatto venire voglia di andare in Africa. Cioè, domani vado in agenzia, sì, dai, e vedo quanto viene, insomma. È venuto bene. È un bel pezzo, divertente. Parlavamo fuori onda prima di chi sta partecipando a questo progetto. Sì. E ci sono io al pianoforte, okay, e ho composto poi la gran parte dei brani. Rossella Giovanelli alla voce, che è qui con noi, Giacomo Mongelli alla batteria,
Marcello Pierulli al basso elettrico, sì. Valerio Zaccaro flauto e percussioni. Poi abbiamo una sezione fiati ben nutrita con Andrea Spinelli al sassofono tenore, Giuliano Di Cesare alla tromba. Io l'idea che mi sono fatto vedendo il tuo percorso artistico, che insomma hai sempre voglia di metterti in discussione, più che metterti in discussione scoprire cose nuove, e la cosa che mi è piaciuta non è la tua semplice voglia di fare musica e basta, pura, ma è quello di, come dire, di scoprire tutto quello che è arte, il teatro, sfruttare anche gli artisti nel senso buono, sì, dal, certo, dal vivo, e il tutto per, come dire, raggiungere un tuo concetto di la fare comunicazione, musica, giusto? Francesco, la comunicazione. Che non è un concetto così, voglio dire, abbastanza banale, ma è un concetto un po'... Io ogni tanto penso che, essendo figlio d'arte in qualche modo, nel senso che mio padre non è un musicista, ma è un pittore. Ah. E allora è un pittore anche molto, come dire, tosto, sì, nel senso un espressionista forte, di colore, di materico, ecco. Io credo di essere cresciuto invaso da questi colori, da queste figure anche piuttosto informali, come dire, piuttosto deformate, anzi, no? Mostruose per certi versi. Credo che questo mi abbia influenzato molto nel pensiero musicale, nel senso che immagino la musica sempre associata a delle immagini. Ecco perché, richiamo a quello che mi dici, certo, ho lavorato molto con la danza. Sì, sì, visto, bellissimo. E il disco precedente portavo sempre una danzatrice brasiliana con noi, Ana Estrela, che faceva delle danze orisha, che erano le danze tradizionali del Brasile, applicate a qualcosa che aveva poco a che fare direttamente col Brasile. E così come ho lavorato anche con dei video dove ho montato su musica, cerco sempre il pensiero fisso è quello di arrivare, okay, e quindi, di emozionare, di arrivare alla persona. Quindi ci ho visto bene, dai. Sì, e non è cosa facile di questo periodo, perché il jazz ha perso moltissimo in questi ultimi decenni, direi, di popolarità, e di conseguenza è difficile. Più avanti affrontiamo, sì, questo tema, anche no, prima parlavamo insieme. Importante. Va bene, il secondo pezzo che ascolteremo è Flowing, giusto? Sì. Questo non va pronunciato con la pronuncia. No, questo è va bene, noi vi ricordo, siamo in diretta contemporaneamente su Radio Sound City e MG Radio. Ospiti con noi oggi sono Michele e Rossella per presentarci il loro nuovo progetto musicale, dal quale abbiamo, come dire, scelto un altro bel un'altra bella creazione, che è Flowing. Grazie. L'ascoltiamo, poi torniamo in diretta e parliamo un po' con i nostri due amici. Insomma, sonorità un po' più, come dire, intime. Questo, giusto, è quello che dicevo prima, no? Vedere, un po' vedere, sì, il, sì, suono, sì, no? Giusto, giusto. Simpatico prima il siparietto che c'era a proposito delle capitali varie, perché sì, stavamo vedendo la nostra playlist, io mi sono lanciato, ma Cape Town è la capitale, vedi come l'hai detto bene adesso, sì, Cape Town. E invece giustamente subito Michele mi ha ripreso giustamente dicendo, guarda che la capitale del Sudafrica è Pretoria. Sì, non è solo che mi piace la geografia, è come la solita cosa di è come la solita cosa del Brasile, che uno, sì, dice cos'è, sì, sì. San Paolo. No, la capitale no. va bene. Io mi ero segnato alcune cose che volevo chiederti, sì, chiedervi anzi un'impressione vostra. Mi piacerebbe un po' capire da te, effettivamente, se hai in mente, diciamo, visti i tanti progetti a cui hai partecipato e a cui partecipi, a cui partecipate, se hai in mente una line up, come direbbero insomma gli americani, spesso i gruppi rock lo dicono, sì, di artisti con i quali vorresti partecipare. Lo so che è una domanda che in questo momento è un po' difficile rispondere, perché probabilmente mi diresti quelli che ho in questo istante, però non ci ho mai pensato, hai visto? Nel senso che
Io pure sono uno che va molto a feeling, quando non vado mai né al nome né al curriculum di una persona. Spesso infatti coinvolgo anche nei progetti persone anche molto giovani, veramente anche molto sconosciute, che però in realtà danno un'energia ed un talento, mettono al servizio un talento fantastico, che arricchiscono i progetti e anche l'entusiasmo, che è fondamentale. Quindi non ci ho mai pensato. Quindi non mi sono mai posto questo problema. Però porta la domanda. Però sì, forse dovrei. Sì. Va bene, va bene. E il prossimo, non so se volevi aggiungere qualcosa, Rossella, su questo aspetto di collaborare con dei musicisti ad hoc. Sì, musicisti ad hoc, sì, ovviamente no, spesso nasce l'esigenza, no, di creare più che altro una comunità di musicisti, no? Sì. Una comunità di musicisti, ora oltre il nome, oltre no, è proprio una comunità di musicisti che abbiano un messaggio, ecco, forse potrei rispondere io per tutte e due, vero Michele? Sì. Cioè una comunità di musicisti che hanno un messaggio, questa è la cosa più importante. Va bene, va bene, insomma era più o meno quello che pensavo. Se non, pensavo che non mi avresti mai dato una risposta secca di nomi. No, però... sì. Poi uno è che ci deve pensare, ecco. Poi magari se c'è a pensarci bene te ne viene fuori una sfilza, però ecco. Va bene, va bene, noi continuiamo con il nostro ascolto. Il prossimo pezzo che ascolteremo è Caravan Christmas. Sì. Che è simpatico il Christmas Caravan, sì, è interessante, insomma, perché è una sorta di carovana di Natale un po' africana. Infatti ci sono dei campioni di bambini ripresi dalle scuole, dalle periferie più che altro dell'Uganda. Sì. E prese proprio da un amico videomaker che in quel periodo viveva lì in Uganda. Io lo contattai mentre registravamo e dice: mandami dei bambini, delle voci di bambini, di cose. Fu tutto veramente molto rapido e, come dire, semmai quando, estemporaneo. Quando torniamo in diretta parliamo un po' anche dei vostri legami con l'Africa, certo. Nel senso proprio di esserci fissati, di esserci stati. Va bene, noi ascoltiamo Caravan Christmas e questa è Soul Beat. Della Fatback Band, che è un gruppo che fa musica funky, che anche loro precedevano il loro pezzo con delle voci di bambini che suggestivo. Mi sembra quasi di essere in quell'ambiente, in quella situazione. Sì. Parlavamo prima un po' di quelli che sono i vostri collegamenti reali, fisici con l'Africa. Sì. Prima davanti a una bevanda tipicamente barese, ecco, parlavamo di questo parlavamo di questo aspetto, insomma. Sì, sì, io sono stato per la prima volta 10 anni fa. Dove? E ad Addis Abeba in Etiopia. Sì. E anche ho girato parecchio in quell'occasione, e dove non ho fatto musica. Fu veramente un viaggio esplorativo di vita, un momento, ecco, di esplorazione vera, che però mi ha condizionato effettivamente tutto il percorso successivo. Okay. Poi ci siamo tornati 2 anni fa, no? Sì, siamo tornati 2 anni fa, siamo stati a Addis Abeba, che no, è la capitale d'Etiopia, per 2 mesi. Io ho accompagnato Michele perché stava facendo un progetto molto importante lì, e quindi ho vissuto, no, varie fasi. Poi abbiamo fatto un progetto in trio che si chiama Beyond the Color, in cui c'è il piano di Michele Giuliani, il crar, che è uno strumento a corde tradizionale etiope, di Fasika Elu, e poi ci sono io alla voce e danza. Insomma. Quindi lì è nato questo progetto. Sì. Collegamenti forti, insomma. Sì, molto forti. Voi... Sì. In verità è da lì che ho cominciato, no, a pensare alla musica in un certo modo, quindi grazie all'Etiopia, grazie ad Addis Abeba. Ok, va bene, va bene, insomma, belle emozioni che servono, poi te le porti dietro per tutta una vita. Sì, certo. Poi musicisti africani, se posso, hanno un approccio veramente formidabile, completamente diverso rispetto a noi. Okay. Quello di comunità, no? Di cui parlavo prima, no? Quello si attende a tutto, a tutte le attività, no? Sì. Ma anche l'approccio con la musica è veramente concreto, poco, veramente si parla pochissimo, si suona tantissimo, si tollera anche moltissimo la diversità, e hai a che fare a volte con persone che
dove, ecco, dove loro danno per scontato delle cose che noi, per noi invece sono difficilmente raggiungibili, a volte anche viceversa, per loro sì. È la stessa cosa, però devo dire un'esperienza fantastica. Va bene, ve la sentite voi di presentare il prossimo brano? Saduva? Saduva? Ah, ok. Ok. Allora, Saduva è un brano in lingua Xhosa, che è una lingua sempre sudafricana, cantato dalla grande regina della musica africana, che è Miriam Makeba. E noi in Xhosholoza, mamma Africa, giusto? Miriam Makeba, mamma Africa, sì. Giusto, giusto. E per noi, per me, no, in quanto cantante, quanto no, a cavallo di, questo, di questa ricerca della musica africana, per me è proprio la regina, no, come lo può essere Billie Holiday nel jazz, nella musica africana, è Miriam Makeba, quindi è dedicato a lei. Va bene. Grazie. Va bene, bellissimo. Allora noi ascoltiamo Saduva e poi, insomma, tornando in diretta, ascoltiamo tanta altra bella musica. Questa è Soul Beat. Coamba, oh Coamba, and then some days are un po', come dire, mi ero un po' flashato, perché è stato un inizio un bello, segno. Pulito. Grazie, molto, grazie. Molto, molto, molto pulito. Poi, insomma, questa, questa atmosfera di calma, che a volte fa bene, visto che qua la calma a volte non la vedo più tanto in giro, la calma della no. Gente pure pure, sono tutti piano. Un po' incazzati, tutti un po' furiosi, tutti corrono, tutti a correre, no? Non sai bene dove si muovono. Giusto, giusto, va bene. No, volevo chiedervi, sì. So che un artista, insomma, io purtroppo non sono mai, non sono musicista, quindi però sento e ascolto tantissimi musicisti. Mi sembra che nell'arco di una carriera, di un percorso artistico, come dire, ci sia quasi sempre la voglia, inavvertitamente di, o inevitabilmente, di crescere a livello tecnico, certo. Assolutamente. Però quello che io mi chiedo, se il vostro DNA come artisti, immagino che rimanga sempre, e quanto di questo DNA in realtà tu ti porti per tutta la tua carriera, nel senso, se, perché vedendo la storia, ascoltando la storia e leggendo la storia di Miles Davis, di altri artisti famosissimi, ho colto a un certo punto della loro carriera che hanno messo leggermente da parte quella che era la loro, il loro essere istintivo, per dare spazio alla tecnica, perché poi alla fine faceva gran parte delle, dei loro progetti. Quanto secondo voi il vostro DNA artistico come dire, è ancora una porzione importante dei vostri progetti, e quanto invece sta crescendo sempre di più la parte tecnica, il migliorarsi da un punto di vista? Sì, io penso che le due cose procedano insieme. Non so se sono stato chiaro. Sì, 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 sì. È una domanda anche molto delicata. Tra l'altro è anche molto bella quella domanda. Perché nel jazz spesso si privilegia l'aspetto tecnico, che è una cosa importante sicuramente dell'espressione dell'artista. Nel mio caso, e parlo di me in questo momento, e anche dei progetti che cerco di sviluppare o di promuovere, le due cose procedono insieme. Ti posso semplicemente dire che ogni disco, ogni album che registro, in realtà è come se stessi superando un esame. È come se stessi lì a fare l'esame, non so, al conservatorio o un master. Questo a seconda poi del disco, del tipo di approccio che voglio, insomma, che cerco, che voglio raggiungere. Okay. Okay. Quindi sì, vanno, per me vanno esattamente insieme, sono due facce della stessa medaglia. Tra l'altro, comunque, no, la tecnica serve, la disciplina, no? Serve comunque, è messa a disposizione di quello che è il messaggio, di quella che è la spiritualità, di quella che è l'istintualità. E tra l'altro, no, è proprio il jazz, no? Ma tutta la musica, credo, è proprio questo, no? Cioè disciplina e spiritualità, terra e cielo. Quindi non può esserci l'istinto se poi non c'è la tecnica, esatto. E viceversa. Ovviamente, cioè, la cosa più importante, però, secondo me, è sentire l'istinto, il messaggio, e da lì poi costruirsi la tecnica per poter andare sul palco e per poter far sentire quello che hai dentro. Cioè possiamo dire più o meno che essere padroni della tecnica ti, sì, consente di, sì, essere più te tranquillamente stesso. Istintivo, sì, sì, giusto? Sì, 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 non solo, ti permette anche di godere meglio di quello che fai. Okay, sì, sì, sia sì, te, sì, che sì, i musicisti, sì, insomma, sul palco assieme a te. Insomma. Va bene, va bene. Io leggevo la playlist che ho preparato, e il prossimo brano che ho scelto, seguendo un po' l'ordine dell'album, è Prayer to the Sea.
Che è una preghiera verso il mare. Verso il mare, che è una parte anche fondamentale, insomma, di quei posti, di quel come no? di quella come gente. No. Sì, è stato scritto e poi composto nell'arco di pochi giorni, sì. Insomma, è proprio sì. Una preghiera verso il mare. Importante. Mi ricordo un pezzo di un film, non so se il titolo non lo ricordo, con Alberto Sordi e Enrico Montesano era Manfredi, scusami. Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misterioso? C'è la parte finale bellissima su questa spiaggia una cosa struggente con un primo piano di Alberto Sordi, non so se lo ricordi Mauro. Mi vedevi? Non so, credo che le musiche purtroppo non lo ricordo. No, è un film bellissimo dove Nino Manfredi decide di andare a vivere in Africa, diventa un mezzo santone, va via completamente da quella che era la vita. Bellissima, ma noi ci pensiamo un giorno sì un giorno no di fare questa scelta di Manfredi. Lui doveva far piovere, insomma, veniva chiamato e per ci riesce piovere. Alla fine ci riesce. va bene insomma era un flash che mi è venuto parlando del mare. Va bene, allora continuiamo nel nostro ascolto. Il prossimo pezzo che ho scelto è Prayer to the Sea, un altro estratto dell'album Shushulusa. bel pezzo afro questo lo ascoltiamo e poi insomma commentiamo come tutti gli altri. Secondo me la cosa simpatica, dovrei proporlo anche a Mauro, di fare una trasmissione fuori onda. Solo il fuori onda, ma andiamo in onda il fuori onda. No, veramente, secondo me è una figata. Sì, in effetti sì. Dovremmo a volte escludere i microfoni, diciamo. Facciamo delle registrazioni a crudo. Sì, facciamo. Mauro, ti giuro, ti rubiamo pochi minuti alla trasmissione. Parlavamo prima del percorso di questo album, ci stiamo avvicinando a una parte un po' più funk, giusto? Sì. Vabbè, abbiamo parlato tanto. Io direi che questa ultima parte la dedichiamo alla musica, sì, ad ascoltare i pezzi, sì, giusto? Sì, va bene. Allora, il prossimo pezzo è Dico una cosa sola. Un vecchio pezzo scritto molti anni fa che ho riproposto in questa nuova. Qual era edizione? Questa cosa? Insomma, vuoi dire? Questa è una cosa soggettiva, dipende da chi lo ascolta. Va bene, noi lo ascoltiamo, vediamo che idea ci facciamo. Va bene. Dico una cosa sola. Discorso personale per ognuno di noi, dire una cosa sola, però un bel brano. A un certo punto dal vivo cominciamo tutti quanti senza strumenti, dico una cosa sola. Okay. Va bene, vai, molto metropolitano, dicevi, come discorso. Sì. L'Africa è anche metropolitana, a volte ci immaginiamo un'Africa, gli alberi, la foresta, la savana, gli animali, ma l'Africa ha un aspetto metropolitano pazzesco. Va bene. No, parlavamo prima del, effettivamente non abbiamo specificato prima che l'album ha una dedica particolare, che è a Nelson Mandela. Questo è un progetto dedicato a Nelson Mandela, ricordiamolo. Un uomo che, come dire, non so da dove iniziare. Ci vorrebbe un'altra puntata per raccontare, insomma. Un grande cittadino del mondo. Possiamo dire un uomo che aveva sicuramente in mente un obiettivo, e questo obiettivo, come dire, lo ha messo sempre davanti a tutto. A se stesso, sì. Anche a se stesso. Grande sacrificio personale. E secondo me è il simbolo di come, infatti. Faccio questa nel 2009. Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, l'ha proclamato. Ha proclamato innanzitutto la giornata mondiale Nelson Mandela, che è il 18 luglio, e prendendo Mandela come modello di cittadino globale. Sì. Cioè non è, possiamo guardarlo come un eroe, però effettivamente Mandela sta dicendo: guardate che tutti quanti, se facciamo un poco, possiamo cambiare la società. E secondo me quello che è anche per noi come musicisti, che facciamo tanta fatica a volte a promuovere questi progetti in un mercato piuttosto chiuso, in una società che guarda con sospetto le novità e le nuove proposte, lui diceva questa cosa che mi fa da guida proprio in questi giorni, ci penso. Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. Ok, perfetto, bellissimo. E questa è la sua guida. E lui andava dritto per la sua strada.
Sì. Mi piace, insomma, mi è piaciuto anche vedere alcuni film su Mandela, ne ho visti un paio e devo dire che forse quello che mi è piaciuto di meno è quello Invictus, l'ultimo che ha fatto, dove sulla squadra di sul rugby, quello di Clint Eastwood. Altri che ho visto mi sono piaciuti molto di più perché veniva fuori l'uomo non come presidente, ma l'uomo l'uomo non ancora famoso, non ancora l'uomo in carcere lì, mi piaceva di più. Va bene, insomma, ci rincontreremo per parlare in maniera un po' più come dire più importante di un personaggio che come dire ha fatto tantissimo, insomma, certo. Non stiamo qui a ricordarlo. Dobbiamo chiudere la puntata e abbiamo un po' stravolto quelli che erano i nostri piani, perché ricordiamolo, perché ci sta ascoltando, io avevo scelto gli ultimi due pezzi, uno di Miles Davis bellissimo e uno dei Cinematic Orchestra, però va bene, va benissimo, abbiamo così sforato, abbiamo sforato e dobbiamo ringraziare chi viene dopo di noi e lasciamo il nostro pubblico di Soul Beat, che oggi insomma in questa veste un po' più da club, diciamo un po' più intellettuale, non so se non lo so, non... si vede imbarazzato su questo mio intellettuale, ma quasi c'è roba che si può ballare, abbiamo pestato, si può menare anche le mani a un certo punto. Va bene, allora avete scelto un pezzo per chiudere che è East, sì. Flash twist e poi ci salutiamo. Allora, questo è nato molti anni fa come un jingle radiofonico. Okay, apriva una trasmissione, apriva una trasmissione di viaggi. Va bene. Poi è stato completamente ristrutturato e riarrangiato in questa formazione. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per grazie a te Francesco, grazie a Soul Beat. Ringraziamo Radio Sound City e MG Radio per averci ascoltato. E noi vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo, una puntata, vedete come Soul Beat cambia, la settimana prossima puntata elettronica, di musica da club, elettronico, insomma, prepariamoci. Meno intellettuale, più... No, comunque speriamo. Va bene, io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi ricordo gli appuntamenti di Radio Sound City subito dopo di noi, attenti a quei due co, con una puntata specialissima, ho visto dei musicisti, una bella band. Sì, hard rock. Hard rock. Quindi tutt'altro genere. Alla grandissima, va bene. Allora noi vi salutiamo con l'ultimo pezzo che abbiamo scelto, che è East di Shushulosa. Shushulosa. Mercoledì prossimo di nuovo in diretta. Ciao.